Buonasera a tutti. Ma da parte nostra sicuramente una brutta partita. Sicuramente la più brutta dell'ultimo periodo, approcciata in maniera troppo soft, abbiamo lasciato troppo spazio al loro talento offensivo e nel terzo quarto, questo quarto che è stato quello decisivo, si è creato un evidente strappo alla gara, dove noi forse pensavamo di tenerla in piedi facendo qualcosa in attacco, che questo qualcosa invece è stato solo negativo, come parlo di non ha tirato tutti i noi, ha perso troppi palloni, la differenza tra le palle perse è abbastanza evidente, ha giocato con poco lucidità, ripeto, con lo strappo del terzo quarto che è stato quello decisivo, ha premiato la squadra che ha messo in campo del talento importante. Basta cercare di bloccarci le maniche e ritornare a giocare con il giusto approccio. Prego, un paio di domande le faccio io. Innanzitutto, ben trovato. Grazie. Quello che ti volevo chiedere è: qual è la tua sensazione oggi di tornare dopo tanto tempo a Brindisi sulla macchina opposta? E l'altra invece, se questa sconfitta magari anche in parte e la devi dare al fatto che c'erano tanti ex che magari hanno sentito un po' la partita, visto che abbiamo un ex capitano, tanti altri giocatori che... Infatti prima hai fatto bene a chiedere, perché innanzitutto ti ringrazio per l'accoglienza, che è stata sicuramente molto affettuosa, molto calorosa. Segno insomma di una piazza che non ha certamente dimenticato quello insomma, che abbiamo fatto assieme agli anni scorsi, e può darsi che qualcuno di miei abbia sentito la pressione nel modo trasformata in una maniera sbagliata, perché sicuramente la partita da Angelo che oggi ha giocato no, sicuramente a suo livello, ma insomma anche tutti quanti gli altri, gli ex c'erano e probabilmente potrebbe essere anche una parziale chiave di lettura per il rendimento di qualcuno, però diciamo che insomma, se non loro gli altri dovranno fare qualche cosa di più, almeno insomma, sicuramente, perché da Polica a qualche Ale è stato 20 punti, non può dire niente, insomma. Cioè un po' tutti, senza stare a far nome, dovranno fare qualcosa di più, mi aspettavo sicuramente qualcosa di meglio. Va bene. Prego, ciao. Senti, volevo sapere se c'è stato un momento in cui hai avuto paura anche della differenza canessi sul meno 21. Sul meno 21 sono tanti, c'è ancora tanta partita da fare, sicuramente era un momento molto molto pericoloso, quello lì un pochino abbiamo reagito, veramente molto tutto questo che insomma, speriamo non serva per questi aspetti, insomma, è meglio che sia. Questo positivo, però veramente l'unica piccola, parzialissima cosa positiva di questo tipo. Posto? Bene, piacere rivedervi, vi saluto a voi. So they somehow we were more responsible, maybe somehow better to handle the pressure that we have this
speaks, of course. And we made, actually, the first time that we didn't have any problem in the end of the game. Usually the game was tired. Congratulazioni a tutti i ragazzi, oggi abbiamo gestito decisamente meglio anche la pressione di una partita che comunque era importante, ma sappiamo che da ora in avanti saranno tutte fondamentali. E quindi congratulazioni ai ragazzi anche per aver gestito bene il finale e non aver sbagliato come magari è successo in precedenza. Devo sapere, quella pressione che domenica scorsa ha giocato tutti scherzi e dove sempre ha detto, si è trasformata oggi in energia positiva. È stata una settimana difficile sotto questo aspetto, però poi in campo la squadra ha risposto. Non è facile per questi ragazzi, ogni partita è sotto pressione, la partita è quella della vita. Dopo il break nella Coppa Italia abbiamo inserito due nuovi giocatori, lo score è positivo attualmente, purtroppo dobbiamo fare ancora qualcosa in più, però i ragazzi stanno facendo il massimo gestendo anche questo tipo di pressione. Oggi abbiamo visto Bartley reggere in piedi la squadra nel momento in cui tanti altri non riuscivano a trovare il canestro. Nella seconda metà invece si sono sbloccati tutti gli altri. Se Bartley non lo vediamo sempre a questo livello, perché sono andate le altre squadre a marcarlo oppure potrebbe essere più continuo? Sometimes he finds a way. I mean, he's definitely a good player and we trust him, so we cannot predict if he will be able to do it. Bartley è un buon giocatore, nessun giocatore può essere il leader perfetto ogni partita, neanche nella Lega, anche in altre circostanze, per cui lui oggi ha fatto il massimo, ha reso molto bene, però ovviamente ogni partita è diversa, ogni partita deve cercare la via per realizzare o per essere d'aiuto ai compagni. Oggi è stato il nostro top scorer. Grazie. Corso oggi una bella cornice di pubblico che ha spinto tantissimo la squadra. Pensa che questa può essere, come dire, un'arma in più anche per affrontare meglio le prossime partite con l'entusiasmo di una squadra che sai che dietro ci sono tanti supporter che ancora stanno dietro? Many times we said that we are very happy about our fans. This gym is very hot, it's not easy to play here. And they support us. Of course, we play and try to make success because of them. This is definite. But now we have three games away. We cannot have too much help from our fans. That's another problem. Purtroppo abbiamo tre gare fuori casa, solo una in casa e questo non ci possono essere di grande aiuto, però ogni partita ha sottolineato la loro importanza, ci hanno sopportato, ci hanno sostenuto in tutte le partite in casa, noi cerchiamo di dare il massimo anche per renderli felici, quindi vi ringrazio ogni partita e anche oggi. Grazie. Grazie.